Ciao a tutti, secondo video della giornata. Ho deciso di fare un altro video perché ancora c'è la luce, almeno mi sembra. Ho un po' di tempo e quindi, visto il discorso che vi ho fatto prima, ho pensato di mostrarvi un prodotto per chiedervi appunto un parere. Il prodotto in questione è un deodorante. Non ve l'ho fatto vedere nei video finora perché non era né un prodotto di make-up, quindi nella routine quotidiana che vi ho mostrato, né mi sono ricordata di tenere le confezioni finite e quindi non ve l'ho mostrato neanche nei prodotti finiti. Però ne ho finiti, direi, un paio. Adesso vi faccio vedere il prodotto qual è, perché è un deodorante, sì, però è un deodorante un po' particolare perché è lui l'allume di potassio. Allume di potassio o allume di rocca? Infatti qua sopra c'è scritto allume di rocca e di lato c'è scritto allume di potassio. Questo è nello stick, quindi nella confezione così col suo tappino. Questo è l'allume di potassio, è più o meno a metà circa. E uno intero mi dura direi un annetto quasi. Questo qui è appunto potassium alum e acqua come ingredienti e ha un PAO di 30 mesi. Cade l'acqua, vabbè, pace perché è bagnato, sta in bagno. E infatti, come indicazione, c'è scritto inumidire con acqua e passare sulle parti interessate. Questi sono 120 grammi. Quando appunto è pieno e nuovo, arriva praticamente fino qua, quindi tutto lo stick e dura veramente parecchio. Prezzo, io lo trovo da Tigotà 1,99 euro. Il primo che ho acquistato, l'ho acquistato in profumeria, l'ho pagato sui 4 euro. Ci sono anche prezzi più alti, ma credo che tra i 2 e i 4 euro si riesca a trovare in una grande distribuzione. Che cos'è l'allume di potassio? L'allume di potassio è un sale. È un sale che è stato usato sin dall'antichità per un sacco di proprietà, perché è stato veramente usato per cose diversissime tra loro. È stato utilizzato come fissante per i tessuti, per i colori dei tessuti, nella produzione del vetro, ma anche di materiali ignifughi. È stato utilizzato come emostatico in medicina e anche come componente dei vaccini. E ha una forte proprietà antiodorante, per questo appunto viene utilizzato come deodorante. Come riesce ad essere un deodorante, appunto, essendo uno stick così, un sasso praticamente che si bagna e si passa sulle parti interessate? Io lo uso sotto le ascelle, però si può usare anche sui piedi, sulle mani, insomma, su altre parti. Praticamente ha due azioni. Una è antibatterica, se si può dire, perché comunque inibisce la produzione dei batteri, la proliferazione dei batteri appunto nella zona e quindi i batteri causano il cattivo odore e di conseguenza elimina il cattivo odore. Elimina il cattivo odore, ma non perché lo copre, ma proprio perché lo combatte alla radice, diciamo, prima che si sviluppi. In più è anche antitraspirante. Il problema può essere infatti questo, perché essendo antitraspirante non permette magari alle tossine di essere espulse. Io devo dire che lo uso da parecchio, lo uso da un paio d'anni e non ho riscontrato una sudorazione minore rispetto a prima. Non ho mai sudato molto, però sudo sempre uguale, cioè quando fa molto caldo sudo lo stesso e comunque appunto non ho riscontrato questa forte azione antitraspirante, ma comunque sicuramente ci sarà. Ci sarà e è questo che mi lascia un po' perplessa su questo prodotto. Ho cercato un po' di cose online, un po' di informazioni, ho visto anche un video molto interessante di Georgia April, e vi lascio il link nel box informazioni. Lei ha anche lasciato degli altri link delle pubblicazioni scientifiche in cui si può capire un pochettino di più, però comunque cliccando lume di potassio, anche solamente appunto così o nel web, si riescono a trovare varie informazioni. Informazioni che sono legate al discorso dell'alluminio nei deodoranti. I deodoranti da supermercato, oltre all'alcol, che comunque è un ingrediente da non utilizzare perché può causare comunque delle irritazioni e da molte persone non è proprio tollerato, si può anche trovare l'alluminio cloridrato, che
che è un ingrediente dannoso, ma ancora comunque piuttosto dibattuto perché per alcuni provoca sicuramente il cancro e quindi è da eliminare, mentre per altri non ci sono ancora abbastanza prove e comunque con alcune quantità in cui è contenuto nei deodoranti può essere utilizzato. Però comunque l'alluminio è un forte antitraspirante, crea veramente una pellicola sulla pelle e non permette appunto l'espulsione delle tossine andando ad ingrossare appunto le ghiandole che si trovano sotto la ascella, soprattutto per le donne, perché comunque con la depilazione la pelle può essere un pochettino rovinata, e può essere un po' lesa e quindi le sostanze passano ancora di più e quindi si possono avere problemi di tumori, di cancro al seno, ma anche nelle versioni spray, danni al cervello, quindi malattie neurologiche. Io non sono una scienziata, non sono un medico, non so niente di tutto questo e non so, sinceramente, se effettivamente questa cosa è vera oppure no. Diciamo che, come ha detto Giorgia nel suo video, io sono pienamente d'accordo, se posso evitare alcuni ingredienti che potenzialmente sono dannosi, perché non farlo? Perché non farlo e quindi evito appunto i deodoranti con l'alluminio, però uso l'allume di potassio, che da quello che ho capito è diverso, è tutta un'altra cosa perché è costituito da molecole differenti, con delle dimensioni differenti, che creano un'azione antitraspirante molto più bassa rispetto a quella dell'alluminio che è contenuto in deodoranti di grande distribuzione. Però sicuramente, anche se in parte in minor quantità, però probabilmente appunto questa azione c'è e quindi sarebbe meglio alternare l'allume ad un altro tipo di deodorante. Perciò sono qui per due cose. Una, se sapete qualcosa di più sull'allume di potassio, scrivete nei commenti, dite la vostra, ditemi insomma quello che voi sapete. Due, se avete dei deodoranti da consigliare, anche in questo caso ditelo, lasciatelo nei commenti, consigliate appunto i prodotti con i quali vi siete trovati bene, magari che state utilizzando, perché ad esempio Giorgia ha fatto questo nel suo video, ha consigliato parecchi prodotti, perché lei veramente ne ha provati tantissimi, però lei non si è trovata bene con l'allume di potassio, quindi credo che le nostre esperienze siano totalmente diverse, quindi magari anche gli altri deodoranti con cui lei si trova bene probabilmente per me non sarebbero adatti, perché io invece mi trovo benissimo con questo allume di potassio. Quindi fatemi sapere se avete dei prodotti da consigliare, se usate l'allume di potassio e vi trovate bene, e in modo che appunto possa servire sia a me ma anche ad altre persone che magari sono in dubbio su questo argomento. Io sinceramente l'ho acquistato per caso, l'ho acquistato perché l'ho visto una volta appunto in profumeria, non l'ho preso subito, ho guardato prima online qualche recensione, qualche commento, perché mi sembrava appunto un po' strano come prodotto. Ho visto che c'erano tantissime recensioni positive e altre negative, però poi ho pensato che per insomma il prezzo che aveva al massimo l'avrei potuto usare o post depilazione o per le punture di zanzara, visto che comunque ha delle proprietà emostatiche, calmanti, lenitive e quindi un altro utilizzo l'avrei sicuramente trovato. Invece poi mi sono trovata benissimo, però usandolo una volta al giorno, perché usandolo due volte al giorno mi sembrava un pochettino aggressivo, mi irritava un pochettino la zona. Usandolo solamente al mattino, la sera poi doccia, sciacquo tutto e fino alla mattina dopo non applico nulla e non ho neanche bisogno di applicare nulla, in questo modo mi trovo veramente bene. L'ho fatto usare anche a mia mamma, al mio fidanzato, si sono tutti trovati benissimo, infatti tutti e tre lo utilizziamo e siamo veramente pazzi di questo allume. Però con questo piccolo dubbio, quindi sono veramente qui a aspettare i vostri pareri e i vostri consigli per migliorare un pochettino l'utilizzo del deodorante. Perché io ho sempre usato dei deodoranti di grande distribuzione, l'ultimo che stavo usando era Neutro Roberts, quello in stick bianco, quello classico credo, e che non contiene alluminio, però l'ho scoperto dopo, sinceramente.
quando ho iniziato a usare questo prodotto non sapevo nulla di tutto questo, di questo discorso, perciò ho usato vari deodoranti negli anni, un po' in base al profumo, perché comunque non mi piacciono quelli con le profumazioni troppo forti, quindi cercavo deodoranti che fossero particolarmente in odore, cosa difficilissima, infatti anche il Neutral Robert sapeva di mare, però non mi piaceva, ma comunque era efficace, funzionava e non era abbastanza troppo persistente, mentre alcuni che siano fruttati, che siano dolci, che siano insomma hanno dei profumi veramente forti. Con questo che ha assolutamente un odore mi trovo benissimo, ma appunto vorrei alternarlo anche a un altro prodotto. Credo di aver parlato abbastanza su questo allume di potassio, aspetto i vostri commenti, vi mando un bacio grande, vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo ovviamente al prossimo. Ciao! Ciao ciao!